Bentornati e benvenuti alle Invasioni Barbariche a Fabri Fibra e a Umberto Galimberti. Fabri o Fibra? Come ti chiamo? Come vuoi. Fabri, ti leggo una cosa. Fibra è un genio. Quello che un tempo facevano i poeti dissacrando, smontando la verità ufficiale, raccontando quanto va raccontato, sfottendo i buoni, portando le parole in strada, lo fa il rap italiano oggi, che è avanti 100 anni rispetto alla letteratura, alla pittura, alla televisione italiana. E questo anche per merito di Fibra. Sai chi lo ha detto? No. No, non puoi saperlo, perché ce l'ha scritto ieri Roberto Saviano, a cui abbiamo chiesto un parere su di te. Quindi sei un genio, sei un bugiardo, cosa sei? Sono un genio bugiardo magari. So, il fatto che Roberto Saviano mi definisce così, sono onorato, anche perché ho letto il suo libro e è un capolavoro. E l'hai anche bruciato, se non sbaglio. L'ho anche strappato e bruciato. È bellissimo, io apprezzo molto questo commento. Pensavo iniziassi con un commento invece molto più cattivo. Perché sei prevenuto, vedi. 31 anni, marchigiano, rapper discusso, che dice cose tremende sulle donne, gli omosessuali, stravende fra i giovanissimi. Ci fai un po' di Fibra story? Cominciamo da piccolo. Che com'era Fabri bambino? Mangiava le lucertole aperte. Non è vero. Nel giardino. Da piccolo io ci tengo a dire che sono una persona normale, quindi ho avuto anche un'infanzia non tanto traumatizzata come viene descritta. Io ho i miei genitori che sono separati dalla nascita, ma l'ho affrontata bene questa cosa, penso. Ho studiato, ho fatto ragioneria, mi sono diplomato, non ho fatto l'università, ho iniziato a lavorare subito. Ho fatto il mio primo disco a 18 anni. Che lavoro hai fatto prima della musica? No, ho lavorato in un reparto, mettevo sulla la frutta, ho lavorato per la Coca-Cola, vendevo i libri porta a porta, ho lavorato in una stamperia, ho lavorato in un'officina. Come mai a scuola non andavi bene? Non andavo bene perché ho iniziato a capire che ero in classe dopo 3 anni che già ero a scuola. Come mai? Perché pensavo altro. Pensavo altro, magari pensavo al fatto che a casa mia non andavano bene le cose e guardando gli altri mi chiedevo se anche loro avevano la mia stessa faccia. Poi quando ho iniziato a capire, la scuola l'ho superata, l'ho vissuta malissimo, ho iniziato ad avere le ragazze tardi, mentre tutti in classe avevano già... Poi la cosa più cattiva che facevano le ragazze era la classica lista del più bello della classe, io ero sempre ultimo. Quindi... Ma tu sei piuttosto carino. Beh, ho sviluppato molto da 19 anni in poi. Che prima com'eri? Ma io ero più grasso da piccolo, pesavo quasi 90 kg, ero veramente grassissimo, ero molto complessato e mi sentivo diverso in... Ma non è questo, nel senso, io... E quindi la prima ragazza quanti anni l'hai avuta? 18 anni, 17-18 anni. E hai cominciato subito a trattarla male come nelle canzoni che scrivi? Non tratto male la mia ragazza. Però scrivi delle cose tipo siete tutte zoccole, tutte le donne vogliono un pappone, l'80% delle donne le menerei, il 20% cerco di capire perché non vale la pena di menarle. No, ci vai giù pesante. Beh, dipende chi le dice queste cose, se le dico io, se le dice il mio disco, se le dice Fibra, se le dice qualche altro personaggio che io costruisco nei miei dischi. Tu perché fai dire ai tuoi personaggi queste cose? Perché se le dicessi io la gente non mi crede. Ho bisogno di creare dei personaggi per dar voce e vita a questi personaggi. Il disco dopo questo personaggio lo uccido. È successo in ogni disco, queste cose poi non si dicono. Se prendi una frase dalla canzone risulta fredda e aggressiva. Molte cose che, ad esempio, alcune delle cose che tu hai detto, io nelle canzoni le dico con un'altra voce, come se fosse qualcuno che mi risponde. È più intelligente la cosa di quello tu che tu da ragazzino sei. Stavi male? Ma stavo male, nel senso, stavo male a casa io. Sento molto la sofferenza di mia madre, che ha sofferto tutta la vita per cercare di farmi avere una vita tranquilla, senza farmi vedere che in casa le cose non andavano. Ho cercato di sfogare tutto con i dischi, anche adesso non penso di star benissimo, nel senso, ho detto più volte che finito tutto questo mio periodo di carriera musicale avrò bisogno di un analista. La gente quando va in televisione... Tu ti sei drogato? Sì, mi sono drogato, io sono stato un giorno e mezzo in coma all'ospedale, come etilico e altre cose. Ma che droghe usavi?
Beh, io per arrivare a fare un disco con la multinazionale ho fatto 15 anni di percorsi di musica dal vivo, sono passato suonando dai centri sociali ai tunnel, ai garage, ai parchetti, e la droga è ovunque. Quindi in certi ambienti sei di passaggio, in altri ambienti ti impantani, ci rimani un po' più a lungo, non capisci neanche dove andrà a finire la tua carriera. Io adesso sono disco di platino, ma fino a 2 anni fa montavo le penne in una catena di montaggio in Inghilterra. Non avrei mai pensato che sarei arrivato qui. Io, il fatto stesso che sia qui alle invasioni è un paradosso, ho già fatto tutto quello che potevo fare. Il fatto che c'è gente che mi sta ascoltando è al di là di quello che io volevo fare. Però capisco anche le mie responsabilità e sono contentissimo che la gente, che i ragazzi ascoltano la mia musica, perché il significato dietro è diverso. Io sono una persona che sta attaccando le icone che stanno facendo del male ai ragazzi. Ci sono dei ragazzi che stanno soffrendo in Italia perché non sanno cosa fare della loro vita, si stanno distruggendo, e chi è in televisione non lo dice e non lo vede e neanche se lo immagina. Ma io sono in giro, vedo i ragazzi, vedo la quantità disperata di cocaina che sta girando per le strade, nessuno se ne rende conto. Quindi con i miei dischi io sono una campana d'allarme. Ma secondo te un ragazzo si droga perché sta male o perché si vuole divertire o per caso, o ci sono tanti motivi? Ma la droga è una malattia cronica mentale, non è che se uno ti dice drogati, tu ti droghi una volta, ma non è che poi diventi drogato. Perché la gente, i ragazzi diventano drogati? Bisogna chiedersi questo. Sono mille motivi. Il motivo principale è perché in ogni compagnia c'è qualcuno che spinge a fare qualcosa di diverso. Gli esempi di successo oggi sono da Kate Moss, che è una tossicodipendente, a gente che fa uso comunque sia di sostanze, sta nei locali. I peggiori locali di Milano vengono esaltati come posti in cui le celebrità si divertono. In realtà sono giri di prostituzione e droga palesi. E ci sono chili e chili di cocaina che entrano nelle narici dei figli dei genitori dell'Italia e nessuno se ne rende conto. Io dico, ho fatto l'amore per la prima volta a 17 anni. L'80% dei ragazzi di oggi a 14 anni pippano prima la cocaina, prima di andare a letto con una ragazza. Il dramma qual è? Che la cocaina non è bella di per sé, è una sostanza che fa schifo, ma quando è che fa schifo? Dopo che ne esci, nel senso, non è l'effetto pericoloso della cocaina. L'effetto della cocaina è come quando sei ubriaco, come quando qualunque cosa sei alterato, è dopo, è quando finisce l'effetto. Se vanno a vedere cosa c'è nel sangue di tutti questi omicidi, nei killer, nella gente che non si capisce cosa sta facendo nella cronaca, sono tutte persone che fanno serate di cocaina, e quello è il primo. Perché ci sono tutti questi ragazzi che uccidono, impazziscono, si menano, filmano? Il problema per me è molto più grosso di quello che si dà da intendere, però è brutto parlarne. Logicamente, allora io dico, va bene, vi porto l'incubo in televisione, faccio da martire, ok, sono stato male, io l'ho provata, non è bella. E il brutto di questo è che c'è gente che in questo momento da casa sta dicendo, Fibra, ma che cazzo dici? Non è vero, la cocaina è uno sballo. Perché sembra che ho bisogno di dire questo? Adesso per avere attenzione, io dico, questo è il dramma principale del nostro paese, il primo. Ai miei concerti, ragazzi di 15 anni vanno in bagno a tirare prima di vedersi il concerto. Mentre oggi le persone che dovrebbero occuparsene sono fermi allo spinello. Pensano che lo spinello ancora sia dannoso, e lo è, però c'è qualcos'altro molto, molto più grosso. È tutta questa valanga di cocaina che sta girando in Italia, nessuno se ne rende conto, e soprattutto gira anche nello spettacolo, perché io nel momento in cui sono stato male, si parla di 3-4 anni fa, ho capito cos'era, ne sono stato alla larga. Ma sono a Milano, vivo nel mondo dello spettacolo. Io ti direi una bugia se quando vado a suonare ti dicessi che non c'è nessuno che mi offre niente. Se sto in camerino vengono 5-6 persone, non so neanche da dove sbucchino, si materializzano probabilmente e mi chiedono se voglio far serata con loro prima di suonare, perché ormai è uno status symbol e quando tu la usi ti dà fastidio vedere qualcuno che smette, allora piuttosto preferisci che continui anche lui. Cioè, da dire che la cocaina ti distrugge tutti i sensi, quando tu inizi a farlo
a 12, 13, a 15 anni, arrivi a 20 anni che sei distrutto, non senti i sapori, non senti gli odori, non ti piace la musica, non vivi le relazioni, non provi sensazioni. La cocaina non ti fa avere erezioni. Quindi se tu hai 16, 17 anni, vuoi far serata, perché all'inizio si fa per far serata, cioè, ti spiego, andiamo in discoteca, quanto costa? Entrare? Troppo. Le consumazioni? Troppo. Come mi devo vestire? Costa troppo. Ok, me ne sto a casa, quanto costa un pezzo di cocaina? Siamo in quattro, stiamo a casa tutta la sera e mentalmente mi sento anche più figo, perché dico, ho risparmiato i soldi, non vado nel sistema che mi vuole omologare al vestirmi bene, a spendere i soldi per la consumazione, e in più uso una sostanza di successo, perché gli stilisti, le modelle, i musicisti, gli artisti, nelle radio, negli studi televisivi, io so che questa è una sostanza invisibile, trasparente, inodore e esiste dappertutto. Quindi mi chiedo, ma avete così tanta voglia di trovare valori nella mia musica? Io sto soltanto descrivendo quello che succede in Italia, potrei farti un elenco di cose catastrofiche. Allora, vorrei sentire Galimberti su quello che ci hai detto. Prima però voglio fare sentire un pezzetto della tua musica. Sentiamo Da Bugiardo. Professor Galimberti, lei ha appena pubblicato L'ospite inquietante. Chi è l'ospite inquietante? Ma l'ospite inquietante Nietzsche l'ha chiamato nichilismo. E il nichilismo, secondo la definizione di Nietzsche, è che tutti i valori non valgono più. Il che non è necessariamente un problema, nel senso che la storia va avanti perché i valori si cambiano. Il problema è che caduti determinati valori, che siano religiosi, che siano ideologici, che siano di persuasione, di autostima di sé, caduti questi valori non ne sono sorti altri. Allora, in questo libro si parla moltissimo di giovani, non se ne parla bene. Si dice che i giovani stanno male, che i ragazzi stanno male. E non lo sanno. Che si drogano, che ascoltano la musica a palla per rimbecillirsi. Ecco, forse su questo Fibra non sarebbe d'accordo. Ma sul racconto che lui ha fatto, lei cosa pensa? Ma penso che partendo dalle condizioni in cui ha partito, devo dire che è uno, cosa che dovrebbero fare tutti i giovani, io penso che i giovani non riescono perché non si innamorano di sé, perché non scoprono la loro virtù, la loro capacità. I greci chiamavano questa cosa daimon, il tuo daimon qual è? E se tu lo realizzi raggiungi quello che i greci chiamavano eudaimonia, felicità. Ecco, in qualche modo lui è riuscito a capire qual è il suo luogo di realizzazione e con una certa forza era realizzato. A me non interessano i percorsi, che uno si sia drogato, sia andato a donne, abbia fatto l'omosessuale, non importa nulla, l'importante è che tu trovi te stesso. Se riesci a trovare te stesso e ti realizzi, finalmente nasce un uomo. E che bello un uomo quando è un uomo, diceva Menandro. Ecco, il problema è che i ragazzi non si innamorano di sé perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisioni, che si chiama internet, fa loro vedere. E poi nel sospetto di non riuscire a realizzare quei modelli incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono e allora per non incontrare l'angoscia della depressione, giù roba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molto di possibilità di emozione. Lei scrive che stanno male e non lo sanno. Forse lo sanno. Fibra dice che lo sanno. Lui no, lo sa. O forse lui lo sa perché non sta più male. Vabbè, adesso non voglio parlare di te come se non ci fossi, ma mi serve Se io faccio un disco che parla di maltrattamenti alle ragazze, di cocaina, e faccio il disco di platino e tutti lo comprano, ci sarà un motivo. Che tutti fanno lo stesso e vogliono vedere io in che maniera lo faccio. Poi secondo me loro stanno male ma non lo sanno. Cioè comprano i tuoi dischi perché stanno male, come dice Galimberti? Sì, inconsapevolmente, nel senso io so che sto male quando vedo qualcun altro che sta meglio, ma se io sono un giovane di oggi, ho 16 anni, i miei genitori mi riempono a casa di cellulari, PlayStation, giochi, videogiochi, non sento la necessità, non mi sento neanche diverso, non ho visto come stavano loro. Magari possiamo dirlo noi, loro stanno male, ma non se ne rendono conto. Secondo me non se ne rendono conto. Non è troppo semplice questo discorso. Sono i genitori che comprano la PlayStation, il cellulare, allora i figli stanno male. Il professor Galimberti. No, questo è un discorso serio, perché il problema grosso tra genitori e figli, che comincia subito appena i figli sono nati, è che l'amore passa attraverso le cose, perché i genitori non hanno tempo, dicono,
di stare con i rispettivi figli. Ormai funziona anche il modulo che ai figli bisogna dare tempo qualità. Ma quale qualità? È la quantità di tempo che devi dare loro, perché loro si deve costituire una sorta di nucleo caldo che è il punto di riferimento nella crescita. Cos'è questo nucleo caldo? Nucleo caldo vuol dire: io sono amato e pertanto mi amo, perché il problema grosso è proprio questo, che loro non si amano, questi ragazzi qui, non si vogliono bene, loro con se stessi, e non lo fanno perché non hanno mai percepito l'amore intorno a loro. Come io mi costruisco un'identità? Attraverso il riconoscimento. Se io, come vado a scuola, mi danno del cretino per 5 anni, avrò un'identità negativa, me la costruisco io un'identità negativa, perché dell'identità non potrò farne a meno. Se invece sono molto amato, me la costruisco positiva. L'amore si impara, non è che c'è in circolazione. E da dove lo impari? Il primo luogo di apprendimento dell'amore si chiama famiglia. Purtroppo il tempo che si dedica a questi ragazzi non è un buon tempo, non è tanto tempo soprattutto. Non li scopri, non li vedi, le loro piccole iniziative per disattenzione vengono frustrate perché nessuno le osserva. La comunicazione, quando appena crescono, si risolvono nel chiedere come sei andato a scuola o cosa ti è successo sul lavoro, ma tutto lì, è un'informazione, non è una comunicazione. E allora quando uno non si sente osservato, le scoperte che fa non vengono percepite, gli sguardi sono distratti, da piccoli vengono affidati ad un esercito di babysitter, in mancanza di babysitter c'è la televisione, nella televisione, mettendo insieme tutti i programmi, passano qualcosa come 60 delitti al giorno. Come fa uno a organizzare tutta questa roba senza una comunicazione, senza recepire un amore che deve constatare in qualsiasi, in una continuità di momenti? E questo è il problema grosso, dopo perché a 6 anni i giochi sono fatti purtroppo, e se uno non ha costruito un amore di sé perché non l'ha ricevuto e non ha imparato cos'è l'amore, l'amore si impara, non è che è naturale, si impara, e allora incomincia quella forma di ricerca dell'identità nell'esibizione. Tutto ciò che mi può aiutare a esibirmi funziona, che sia la cocaina, che sia l'esposizione televisiva, che sia l'essere un figo in un contesto, ecco tutto ciò. E mi sembra che siate completamente d'accordo. Io quando ho sentito che facciate un'analisi, insomma, che non è speculare, ma insomma sembra che lui ha 31 anni, insomma lei ne ha un doppio circa, siete arrivati alle stesse conclusioni con dei percorsi molto diversi. Sì, ho un po' invidia di essere nato troppo presto, io, perché oggi sarebbe stato più divertente. Senti, quel talento che diceva Galimberti, quell'amore di sé, quell'autostima, è una cosa che tu hai, insomma, lo sapevi che c'era, l'hai cercata, la intuivi? Ma no, io ho seguito i dischi che uscivano quando ero piccolo, li ascoltavo, poi a un certo punto, io ho sempre scritto, scrivevo il classico diario dei pensieri, no? Poi a un certo punto ho iniziato a dire: perché non mettere le cose in rima? Avevo 16-17 anni, quindi ho fatto gli esperimenti. Ma con molta innocenza, nel senso, io stavo soltanto sfogando un malessere, non volevo diventare famoso. Poi vedevo che lentamente la musica che facevo, nato internet, girava su internet, i ragazzini stavano lì, ascoltavano la mia roba, commentavano la mia roba. Da lì io continuavo a fare la mia vita, lavoravo, mi chiama un'etichetta discografica che mi dice: guarda che tu su internet sei più seguito dei nostri artisti sotto contratto. Ho detto: avrete sbagliato qualcosa probabilmente, però io ho un percorso di formazione personale che è tutto amore. Nell'odio io descrivo cose brutte e risulto brutto inevitabilmente, ma c'è un sacco di amore in quello che faccio, se no non potrebbe venire così bene la musica. Dove pensi che andrai? Cosa pensi che farai? Ma adesso sto facendo dischi, io abbiamo un percorso di vita da trascorrere, io adesso sto facendo dei dischi, mi sembra di essere già la mia quinta vita, non so cosa farò dopo, tutti si chiedono infatti cosa farò dopo. Magari no, mi chiedo solo dove stai andando adesso. Mentalmente? Così, dove, insomma, stai facendo quello che vuoi. Sto facendo quello che mi viene bene. Come mai dici che continui a stare male? Perché vedo che intorno a me la gente sta male, non sono un egoista, non sono una persona che, perché gli sta andando bene, quello che fa gode. Anzi, maggior ragione, quando vendo tanto mi preoccupo perché parlo di cose negative e la gente si immedesima in queste. Non mi sembra che ci sia comunque qualcuno di onesto che affronta l'argomento, si tende sempre a fare queste pseudo canzoni d'amore come se tutto andasse bene. Poi arrivo io che dico quelle due o tre cose sconcertanti e dicono: ma questo viene dalla luna. Ma se guardi un telegiornale
tutto quello che io dico nelle mie canzoni è vero. Quando faccio cantare ai ragazzini canzoni che parlano di delitti, loro le cantano con molta ingenuità, ma i genitori si preoccupano perché sentono raccontare delitti veri che nella realtà accadono. Quindi si ritrovano tutti un po' nella mia cosa. Però sono anche comunque di esempio perché non sono un esempio molto positivo nella vita. Ho fatto... Secondo Galimberti sì, sei molto positivo, perché hai saputo trovare dentro di te la cosa Grazie. Da tirar fuori, da esprimere. Beh, non è stato facile. Non è che tutto deve finire bene per forza, non lo dico per quello. In che senso? No, sai, il lieto fine, anche bello, vi siete ritrovati. No, ma però... guarda che ci sono un sacco di ragazzi che invece il problema è proprio questo, vivono i sogni degli altri, si vestono come gli altri, vogliono la velina come ragazza. Tutto quello che hai sembra che una volta che guardi la televisione quindi non è vero che ce l'hai con gli omosessuali. Come? Non è vero che ce l'hai con gli omosessuali. Questo è un altro argomento interessante. L'Italia è un paese molto maschilista. Quando dici la parola gay in Italia tutti ti guardano come per dire cosa intendi. Niente, nel senso nella naturalezza totale della cosa c'è chi ha preferenze sessuali di un tipo, chi di altre. Io ho messo in evidenza il forte maschilismo che c'è in Italia, che se parli male dei gay l'80% delle persone ti dicono sì, fortuna che non lo sei. Ho amici gay, ho lavorato in Inghilterra, il mio capo era gay, proprio per questo motivo infatti non c'era nessun tipo di violenza psicologica sulle donne, perché ho vissuto un anno in Inghilterra e ho capito che là sono 20 anni più avanti, molti problemi hanno affrontati in maniera intelligente. Là, se vai a ballare, puoi stare di fianco a ragazzi omosessuali senza sentire la differenza. In Italia è un paese che campa sulle icone. Il gay in Italia è quello che vedi in televisione, Malgioglio. Il ragazzo sexy è Costantino. Io dico non è vero, non ci sto, mi ribello. Grazie, grazie a Fabri Fibra e Umberto Galimberti. Grazie.